o a favore o contro. Oggi abbiamo fatto una bella partita, difficile, contro una grande squadra. Sapevamo che finché non fosse finita con la Juventus c'è sempre da stare sul chi vive. È un peccato perché abbiamo preso due gol evitabilissimi, però va bene così. Allora, Giovanni, mister. prosciutto. Mister, io le chiedo cosa ha detto alla squadra, perché Cagliari ha fatto un grandissimo primo tempo, poi forse ha accusato un po' di stanchezza nel secondo tempo, ma soprattutto perché a vedere le loro reazioni erano realmente dispiaciuti di questo pareggio. Quindi la sua comunicazione alla squadra dopo aver vinto con l'Atalanta, aver pareggiato a San Siro e pareggiato con la Juve con una grande partita, qual è stata? Questa qua, loro erano dispiaciuti, abbattuti, però gli ho detto pensiamo a quello che avete fatto in queste ultime tre partite, per cui va bene così, non è finita, dobbiamo continuare sotto questo punto di vista, lottando, stando uniti, aiutandoci l'uno con l'altro e vedrete che alla fine riusciremo a restare in Serie A. Il popolo della Sardegna lo merita perché spero che loro siano orgogliosi di noi perché questi ragazzi danno veramente tutto in campo. La partita è impazzita col suo cambio tattico. Avete iniziato a 3, poi a un certo punto ha spostato Luvumbo a sinistra, 4-2-3-1, 4-4-2. Come mai? Cosa ha visto in quel momento? Cosa cercava? E cosa ha ottenuto? No, cercavo di non schiacciare troppo la squadra, cercavo di poter ribattere e metterli in difficoltà in velocità. Ci siamo riusciti per merito dei ragazzi. Giorgia. Alessandro Matri. Buonasera, mister. Ciao, Intanto ciao Ale. mi unisco ai complimenti sia per la prestazione e per la, diciamo, per come la sua squadra approccia queste partite, perché di solito c'è sempre del timore ad affrontare squadre, diciamo, sulla carta più forti. Volevo chiederle anche quanto è stato importante l'arrivo di Gerry Mina a gennaio, che le può permettere di svariare, diciamo, il modulo difensivo e di avere in campo anche un leader, un giocatore di esperienza che la sostituisca in campo. Ma sicuramente è un giocatore d'esperienza, un giocatore di personalità. È entrato dal primo giorno, si è fatto ben volere da tutti, è un punto di riferimento, ha la mentalità giusta, sa caricare i suoi compagni, sa guidare i suoi compagni e per un allenatore questa è tanta roba. Tra l'altro anche generoso, perché poi lascia il rigore Gaetano, come ci ha raccontato poco fa Ranieri. Sì, no, io avevo detto prima della partita. Rigore lo tira Mina, poi lo vedevo al primo rigore, mi guardava, ho detto parlate voi due, per me va bene lo stesso, insomma sono due abili rigoristi per cui ce ne sono stati due per cui se lo sono diviso uno ciascuno. Sì, ma lei ha la stessa certezza, insomma, di Gaetano? Un po' spavaldo nei nostri microfoni quando ha chiesto No, di io no, salvarlo. io no, no, io È navigato nel mondo del calcio, sì, anche appunto, di finché non salvezze avrò ne la certezza. conosce, insomma. Finché non avrò la certezza matematica, è tutto in ballo. È un campionato bellissimo dove tutti vogliono salvarsi. E complimenti a tutte le squadre. E noi ci siamo tirati fuori in quest'ultimo mese e mezzo. Siamo stati per 8 mesi e passa sott'acqua, senza respirare, aiutandoci, non mollando mai. E questi sono i risultati. Però ancora non abbiamo finito l'opera. Ma scusi, mister, ma cosa secondo lei ha dato la svolta alla testa della squadra? Perché ha detto bene, ha fatto 7 mesi con la testa sott'acqua. Può demoralizzare questo momento, può demoralizzare un po' la squadra, soprattutto quando ti ritrovi in quella zona di classifica. Invece, da lì la squadra gioca da grande squadra. Oggi sì, avete lasciato il possesso palla, ma ogni volta che avevate la palla vi siete resi pericolosi. Quindi è una squadra che ha coraggio, è una squadra che era pronta ad affrontare questa partita. Sì, no, no, si aiutano, si sono parlati e queste sono la dimostrazione che quando una squadra si fortifica nelle difficoltà e non molla, e prima o poi riesce a farla girare, non dico la fortuna, ma perlomeno quegli episodi che prima ti venivano contro, adesso perlomeno sono in parità. Ha avuto modo di consolare D'Ossena? Ho avuto modo di consolare D'Osseno, ho avuto modo di consolare anche perché mi aveva detto che non aveva toccato Chiesa quando si è buttato e con la punizione hanno fatto gol. Ho consolato un po' tutti.
Ah, ecco, va bene, anche questo è un altro aspetto allora che valuteremo tra poco in studio con Luca Marelli. Grazie, grazie Ranieri. Stando alle sue, stando alla sua, ai suoi calcoli, 4 punti per la zona, la quota salvezza le mancano. Io? Sì, ma non è che io ho fatto dei calcoli, perché ho detto sui 36-37 punti dovrebbe esserci la salvezza, ma è un campionato bellissimo. Ha parlato di matematica, quindi aspettiamo la matematica. Sì, appunto, io aspetto la matematica, se no non ci dobbiamo fermare. Un punto alla volta e arriviamo anche. Grazie Ranieri, grazie davvero, è un piacere averla ai nostri microfoni.